Sì, la presentazione c'è. Perfetto. Allora, la registra. Allora, io do il via come, visto che io sono qua in accademia per farvela vedere, per farvela sentire un po' più da vicino, uso il metodo consueto della campanella. Non è che. E così do inizio alla riunione odierna, dando il benvenuto alle colleghe, ai colleghi, agli ospiti, dando il benvenuto alla prima adunanza di questo nuovo anno. Vi auguro buon anno, ve lo auguro con gran cuore e onestamente. Avrei sperato di cominciare con una riunione di presenza perché sicuramente è più bello quando ci troviamo, c'è il calore umano. Niente, siamo ancora segregati, però sul piano incontro, sul piano scientifico, mi sembra che queste riunioni stiano andando comunque molto bene. Vedo anche in questo momento siamo 45. Siamo al completo, direi, per le nostre capacità fisiche, quindi non è un rimpianto fare queste riunioni e potrebbe essere anche un'indicazione che continueremo, anche quando potremo vederci di persona, a mantenere un canale digitale per quelli che per tanti motivi non hanno occasione di venire fin qua. Vi vorrei dare, prima di cominciare l'incontro con la relatrice, alcune notizie sull'attività dell'Accademia. Intanto l'Accademia è aperta su appuntamento per gli utenti per fare ricerche che poi o svolgiamo noi per conto loro e poi rimandiamo per internet oppure vengono a svolgerle anche loro. Stiamo svolgendo tutta l'attività di ordinaria amministrazione, di ricerca dei finanziamenti, perché questo è il momento del bilancio consuntivo, della presentazione delle domande di finanziamenti e quindi per la preparazione dell'assemblea che prevediamo già di fare e poi magari vi dico anche la data. Stiamo facendo e continuando alcune attività di ricerca per i bandi che avevamo ricevuto, approvati, erano stati approvati l'anno scorso, uno in particolare col Ministero dell'Agricoltura. Ci sta proprio impegnando in questi giorni sulla rendicontazione, perché dovremmo essere pronti per il 31 gennaio. E inoltre continua, si incrementa la collaborazione con le accademie torinesi e con l'UNASA. Proprio grazie a questo nuovo modo di condividere i nostri incontri, vedo che stiamo scambiandoci delle belle notizie, dei begli incontri reciproci. Anche la nostra accademia tramite UNASA manda le proprie riunioni a tutte le altre accademie. Vi ricordo anche che ognuna di queste nostre adunanze a partire da novembre viene pubblicata sul canale dell'Accademia su YouTube e potrete trovarle, riascoltarle, risentire dei passaggi, vedere tutto quello che è successo in maniera diretta. Vi anticipo il programma che abbiamo predisposto. I prossimi incontri sono, beh, intanto condivido un incontro con i georgofili, con l'Accademia dei Georgofili e altri organizzatori, Società Agraria di Lombardia, eccetera, che avrà luogo il 26 gennaio sulla resistenza agli erbicidi nelle risaie. Ho mandato la comunicazione a tutti i soci, occorre aderire e con la iscrizione manderanno un link. Poi vi anticipo che il 17 febbraio, di mercoledì, avremo una riunione e parlerà il professor Gabriele Loris Beccaro, Castani colture e cambiamenti climatici, quale evoluzione per il paesaggio e l'agricoltura mondiale. Abbiamo un'adunanza giovedì 18 marzo. E per i soci ordinari avremo l'assemblea alle 16 e
Per tutti i partecipanti, Paolo Contier, parlerà di fitopatogeni forestali e pandemie. Nel mese di aprile stiamo immaginando, ma non abbiamo ancora la data, ne parleremo, un'apertura dell'anno accademico, se dovessimo rispettare gli usi degli anni passati, altrimenti lo faremo in digitale, ma lì non ho ancora stabilito la data. E il 5 maggio abbiamo ancora Davide Spadaro che parlerà sul futuro delle diagnosi e dei monitoraggi dei patogeni delle piante. In mezzo abbiamo un convegno di Biosaltato il 27 marzo sulle nuove sperimentazioni nei vigneti del Canavesano e è prevista nel mese di giugno, il 4 giugno direi, la serata di Archivissimo. Di tutto questo naturalmente vi diamo preavviso per tempo e quindi questi erano il messaggio che vi volevo dare. Terminate le comunicazioni di servizio, sono lieto di dare il benvenuto alla nostra accademica Alessandra Conti, relatrice della riunione di oggi, che ci parlerà sul tema la gestione delle risorse idriche in agricoltura, un quadro sempre più complesso. La dottoressa Conti, dottore agrario, è il direttore del consorzio del canale demaniale di Caluso. Si è occupata di agricoltura nelle sue esperienze precedenti. Di agricoltura e di alimentare affine, esperienze che vi vorrei soltanto ricordare perché dal 2003 al 2012 si è occupata della Fondazione di Biotecnologie di Villa Gualino con risvolti agroalimentari. Dal 13 al 16 si è occupata di un progetto Interreg europeo molto interessante sulla erbe aromatiche e officinali e dal 2017, vincendo il concorso pubblico, è direttore del consorzio del canale demaniale di Caluso. Un canale che ha una lunghissima storia, si dirà, perché mi ha accennato, è stato iniziato nel 1556, veramente antico, è un consorzio dotato sia di archivio storico che una intensa attività quotidiana, che si dibatte tra una quantità di norme veramente complesse, intanto 15 comuni soci, e poi deve attenersi a una serie di regolamentazioni articolate, complesse, che partono appunto dai comuni, dalle province, dalla regione, dalla normativa nazionale, dall'Unione Europea, insomma, immagino che abbia da fare degli slalom notevoli attraverso tutte queste norme. No, non le rubo altro tempo e quindi sperando di aver rappresentato l'attività finora svolta, ti do la parola per la tua relazione e benvenuta a questo incontro. Grazie. Prego, Alessandro. Allora, grazie. Mi sentite? Sì. Allora, io ringrazio innanzitutto per il coinvolgimento sia il professor Piccarolo, sia il professor Battaglini, sia il professor Gennaro. Ringrazio degli amici che ho visto scorrere, tra cui Giuseppe Zeppa, Andrea Schubert e via dicendo, senza nominarli tutti, anche Federico Spanna, che ho visto che sono collegati, con i quali abbiamo trascorso, diciamo, una parte della mia carriera curricolare. Mi sento oggi in difficoltà, naturalmente, perché ho visto che c'è anche il dottor Viora connesso, che naturalmente è nel settore idrico da ben più tempo di me. Io ho cercato, diciamo, di dare un'impostazione, sia perché siamo a distanza, sia perché diventa anche faticoso, diciamo, seguire questo argomento. Secondo quella che è stata la mia esperienza di vita proprio curricolare legata all'agricoltura, no? Sono dottore agronomo, ho avuto molte esperienze, tra cui anche quella nel settore apistico per molti anni, nel settore vitivinicolo, nel settore della progettazione europea, con
con un progetto delle erbe aromatiche officinali che ben conosce Giuseppe Zecchi, che poi ha seguito direttamente come dipartimento, con il quale siamo partiti, e ho cercato, diciamo, di dare un quadro, secondo me, di quello che vuol dire la gestione dell'acqua, no? Perché mentre negli altri casi, diciamo, il comparto è molto specifico, diciamo, e non si muove, nel caso vediamo se riesco a far andare la verde. Nel caso dell'acqua, l'acqua ha delle caratteristiche particolari, nel senso che l'acqua non ha forma, è un fluido, si muove attraverso dei territori, si muove attraverso dei territori sia dal punto di vista, agronomico, quindi con caratteristiche agronomiche differenti, ma anche attraverso dei territori comunali e comprensoriali che fanno sì che si vada incontro a delle problematiche diverse, perché appunto è un elemento che si muove e quindi sicuramente non interessa solo l'agricoltura. Ha delle caratteristiche, diciamo, di complessità nella gestione, entrando nel merito del ciclo che ho voluto dare, che naturalmente subisce delle pressioni differenti. Che cosa intendo per pressioni? Intendo delle sorgenti inquinanti, no? Queste sorgenti inquinanti lungo le quali naturalmente viene incontro passando attraverso un percorso. E quindi da scarichi puntuali che possono essere degli insediamenti industriali, delle fabbriche, dei siti di trattamento dei rifiuti, ma anche degli insediamenti appunto civili. Nella zona del Canavese, ad esempio, solo adesso si sta procedendo al collettamento fognario anche di alcuni insediamenti civili, nonché anche da pressioni che sono invece delle pressioni non puntuali, ma più di dilavamento, cioè di raccolta delle acque da determinate zone. L'agricoltura spesso è indicata come uno degli elementi di inquinamento delle acque, ce ne sono naturalmente molte altre, secondo me, più pericolose, anche se sicuramente l'agricoltura, se non gestita correttamente, può, come sappiamo tutti, portare anche all'inquinamento delle acque. È complessa anche perché ha degli usi diversi, no? L'uso dell'acqua in particolare, io ho dato il titolo perché nell'ambito del consorzio si gestisce l'acqua dal punto di vista primariamente, diciamo dal punto di vista dell'agricoltura, ma sul canale Demaniadi Caluso sono anche molte altre idroelettriche, quindi e quindi questo fa sì che l'uso dell'acqua sia diciamo plurimo, quindi nel caso della derivazione del canale di Caluso è sia a scopo ad esempio agricolo, sia a scopo idroelettrico, ma in alcuni casi anche industriale. Ci sono ancora due ad esempio insediamenti produttivi che lo utilizzano l'acqua sia a scopo di raffreddamento di alcuni diciamo, elementi motori che sono all'interno di insediamenti industriali e anche per uso antincendio, nonché naturalmente tutti conosciamo l'uso dell'acqua potabile. È complessa anche perché sotto l'egida di diversi settori, quando si tocca argomento acqua, si parla e ci si raffronta con il settore naturalmente della regione Piemonte dell'agricoltura in primis. Ma quando uno deve fare delle opere, ad esempio di manutenzione sui canali, si deve fare un progetto che deve essere presentato anche alle opere pubbliche, quindi alla Regione Piemonte nel settore delle opere pubbliche, che entra nel merito naturalmente di come viene fatta quest'opera di ripristino della stabilità o se nel caso, ad esempio, si faccia un'opera di ripristino su un canale che è limitrofa a una strada, che ci siano condizioni appunto di sostegno alla strada e quindi devi presentare dei progetti dal punto di vista diciamo ingegneristico e strutturale. Nel caso del nostro canale di Caluso, ma anche per altri canali naturalmente piemontesi, ci deve essere anche il parere della sovrintendenza. Quando si fanno opere molto estese, essendo un bene che ha più di 500 anni, ma già da quando un bene ha più di 50 anni, si rientra appunto sotto la sovrintendenza dei beni culturali del patrimonio, che dà un parere dal punto di vista naturalmente del bene storico di come tu devi eseguire l'opera in modo che dal punto di vista paesaggistico e della valutazione naturalmente di impatto ambientale, in quel caso paesaggistico, sia mantenuta la storicità.
nel nostro canale, che è definito canale demaniale di Caluso, perché è di proprietà oggi della regione Piemonte, era di proprietà del demanio, poi è stato trasferito nel 1980 alla regione con la legge del 77 che ha trasferito tutti i beni dallo Stato alle regioni, si ha a che fare appunto con l'assessorato di Tronzano, quindi del patrimonio, in quanto si gestisce appunto un bene demaniale. E poi si ha a che fare anche col settore regionale della tutela acque dal punto di vista, diciamo, come si può dire, ambientale, no? Dal punto di vista del bene acqua come un bene da tutelare, giustamente, dal punto di vista della valutazione ambientale strategica che oggi sta facendo la Regione Piemonte al fine di salvaguardare dai problemi di eutrofizzazione, di inquinamento, a tutela naturalmente del mantenimento della biodiversità, dell'alticoltura nell'ambito delle acque e quindi di tutelare diciamo, purezza per quanto si può delle acque. Parlando poi di acque, lo diremo dopo in senso generale, sia quelle che scorrono, diciamo, nei corpi idrici naturali, fiumi, torrenti, sia nell'acqua che scorre, ad esempio, nei canali artificiali come quello del canale di Caluso. In tutto in Piemonte ci sono 20 canali artificiali di rilevanza strategica per la loro lunghezza e per la loro importanza in base appunto ai territori che attraversano, tra cui uno è appunto il canale di Caluso. E poi si ha a che fare anche con Città Metropolitana, perché ex provincia di Torino, perché naturalmente tutte le concessioni di derivazione dell'acqua quando c'è necessità di avere un permesso si passa da Città Metropolitana, nonché perché tutte le strade provinciali, quindi diciamo l'insediamento urbano, lo sviluppo che c'è stato sul territorio, quando una volta questi corsi d'acqua passavano naturalmente a pelo libero, sono stati man mano dagli insediamenti attraversati da dei ponti, attraversati da delle strade, e quindi si ha a che fare spesso con Città Metropolitana nel momento in cui si va, ad esempio, a dover fare delle opere di ripristino limitrofamente a delle strade, ad esempio, che ricadono provinciali, si chiamano strade provinciali, quindi che ricadono sotto l'egida di Città Metropolitana. Mi permetto di dire che è anche complesso perché la norma in generale, parlo sempre sull'acqua, è una norma obsoleta, si tratta ancora di regi decreti del 33 che sicuramente sono ancora valevoli oggi, ma si fa fatica sicuramente, come vi dicevo, a normare un settore come quello dell'acqua, perché proprio per questi motivi che ho detto, no? Perché ricade sotto diversi settori e quindi ha diversi interessi. E quindi sicuramente quello che può andare bene a un settore magari non è molto aderente a quello che può valere per un altro settore. Quindi si fa fatica a dare, diciamo, delle norme che possono essere valevoli per tutti. La norma regionale, in particolare parlo in questo caso del Piemonte, a mio parere è insufficiente. Diciamo che è stata segnalata anche la Regione Piemonte, un po' come una regione che a parere delle altre, diciamo, regioni ha voluto diciamo, ridurre quella che era la normativa sull'acqua. Noi avevamo la legge regionale 1 del 99 che aveva circa 68 articoli riferiti alla gestione dell'acqua, alla gestione da parte dell'acqua dei consorzi, alla definizione dei consorzi di bonifica, dei consorzi di miglioramento con diari e ridui. Ad oggi, con questa legge regionale, che molti magari conosceranno, che è la legge regionale 1 sull'agricoltura, si è fatta una legge che ha riordinato tutte le norme sull'agricoltura, Anche me. ma gli articoli sull'acqua si sono ridotti a circa 18, quindi dai 68 si è passati a 18, diciamo, articoli. Dicendo che poi si doveva fare un regolamento, dottor Biora ben lo sa, un regolamento che doveva essere fatto entro 6 mesi dall'emanazione di questa legge, che di gennaio del 2019 ad oggi non se ne è più parlato, sia anche, vabbè, l'ultimo periodo sicuramente per problemi di pandemia, ma già in precedenza si faceva fatica. Da parte, diciamo, a livello nazionale, qualcuno aveva sollevato diciamo, delle rimostranze dicendo: ma perché la regione Piemonte rispetto alle altre regioni che fanno delle leggi che hanno un riferimento giuridico, diciamo, basato su una norma che è una legge, mentre il regolamento
in qualche modo impartisce sì delle regole, ma non ha un valore giuridico con la legge. E quindi dicono là conviene talmente importante che sicuramente una legge ha un valore più diciamo esteso rispetto a un regolamento, che può essere passibile diciamo di interpretazioni o adattamenti che non hanno poi una base giuridica sulla quale procedere. E in ultimo è complesso perché c'è la norma europea, una norma europea che oggi si affaccia sempre di più con una direttiva acque che poi vedremo dopo del 2000, che naturalmente in Italia, come io mi permetto di dire, un po' come in altri contesti è successo, pensiamo alla direttiva quella sui nitrati, eccetera, a recepire per tempo rispetto a quello che è una situazione che è un po', diciamo così, statica. Nella slide successiva ho voluto un po' affrontare il Alessandra, discorso. Dica. perdona, scusa di intrusione, potresti ingrandire la slide in modalità perché così anche nella registrazione viene meglio. Ecco, perfetto, grazie, scusami l'intrusione. Allora, ho voluto fare una slide appunto riferita alle parole chiave perché anche questo permette di dare un quadro, diciamo, per non parlare del caso mio specifico. Vi ho dato come parola chiave ANBI, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario, che ha sede a Roma a livello nazionale. Come tutte le associazioni, cosa fa? Raccoglie le esigenze degli iscritti a questa associazione, che sono tutti consorzi che operano sul territorio nazionale. Attraverso che cosa? Attraverso degli strumenti regionali, che sono delle ANBI regionali. Il dottor Viore è presidente dell'ANBI Regione Piemonte, che dovrebbe raccogliere appunto tutte le esigenze dei consorzi del territorio per poi portarle all'ANBI nazionale, che si fa portavoce al governo, al ministero, di quelle che sono delle esigenze legate alla gestione della risorsa idrica a livello territoriale e naturalmente anche per aiutare i consorzi nel recepimento di fondi, nell'aderire a dei bandi, siano essi nazionali, siano essi europei, o a risolvere, diciamo, delle diatribe legate ad esempio all'incasso dei ruoli irrigui e molte altre cose. Ho parlato di rete irrigua. Che cos'è la rete irrigua? La rete irrigua è naturalmente tutta la estensione di canali che scorrono su un territorio. In questo caso ho parlato della rete irrigua della regione Piemonte, che ha circa appunto 10.000 km di canali che afferiscono alla rete principale, quindi un'estensione enorme. Trattasi di una regione naturalmente come tutte quelle un po' del nord, ricche di acqua, rispetto a quelle localizzate in altre zone d'Italia, soprattutto al centro-sud. E per rete irrigua si intende naturalmente tutti la rete che trasporta, quindi corpi idrici sia superficiali sia quelli sotterranei, che sia i laghi naturalmente, che scorrono sul territorio, diciamo in questo caso del nostro Piemonte, con la suddivisione dei gestori poi di questa rete irrigua, che a livello di comprensorio, ossia di territorio circoscritto, sono quelli che gestiscono, scusate, la rete irrigua su quel determinato comprensorio di loro affidamento. I consorzi, come vi ho detto, sono gli enti che gestiscono la rete irrigua. All'inizio in presentazione qualcuno ha detto forse che noi abbiamo appunto siamo concorsi con 17 comuni. In realtà in Piemonte è una situazione molto particolare rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, perché è l'unica regione, una delle poche, che ha unicamente dei consorzi irrigui di miglioramento fondiario e si configurano come degli enti privati. Cioè non sono dei consorzi di bonifica come sono in tutte le altre regioni italiane, che sono degli enti di diritto pubblico e che sono quindi compartecipati da dei membri dei comuni, degli assessori dei comuni, e che hanno un'azione di bonifica sul territorio al quale partecipano anche i cittadini, che versano dei ruoli ai consorzi per il beneficio che ne traggono dall'attività del consorzio. Il concetto da codice naturalmente civile del consorzio, un ente che gestisce quest'acqua, ma gli aderenti a questo consorzio devono trarre un beneficio, no, dall'attività di questo consorzio. Un beneficio che può essere
dal punto di vista nostro come consorzio di Caluso di miglioramento fondiario, quindi legato a un'attività prettamente agricola, rispetto a dei consorzi invece che sono di bonifica e quindi attuano invece come si può dire, aderiscono a un piano di bonifica che è riconosciuto e quindi attuano un'attività che è più pubblica, cioè che va a beneficio di tutti quelli che sono ubicati e che anche abitano come cittadini in modo semplice in quella zona lì. Ho parlato poi di SIBI. Il SIBI è il sistema informativo della bonifica e irrigazione della Regione Piemonte che censisce, diciamo, i corpi idrici e ha suddiviso il Piemonte in 36 comprensori irrigui, identificando come comprensorio quel territorio che deve essere appunto gestito poi teoricamente da un consorzio, nel nostro caso è un insieme di consorzi che all'interno del comprensorio gestisce appunto la risorsa idrica. Questo SIBI fa riferimento come Piemonte al CREA, che conoscete credo tutti, essendo Accademia dell'Agricoltura, che è il Consiglio sulla ricerca dell'agricoltura dipendente dal Ministero appunto dell'Agricoltura. Nell'ambito della gestione della risorsa idrica si è creato, in base al recepimento di una direttiva comunitaria, questo SIGRIAN, che è un sistema informativo per la gestione delle risorse idriche in agricoltura. Cosa vuol dire in modo semplice? Che la Regione Piemonte dovrebbe raccogliere dei dati in funzione di quello che viene richiesto, poi vedremo, dalla direttiva comunitaria. E deve esserci un sistema nel quale tutti i dati di tutti i consorzi di tutta Italia sono inseriti, e sia nella loro gestione dell'acqua, sia naturalmente nei loro progetti che vogliono portare avanti al fine di tutelare, di risparmiare la risorsa idrica e di valorizzarla. Nell'ambito invece del PTA abbiamo un piano di tutela acqua regionale che è legato invece alla protezione, alla valorizzazione delle acque dal punto di vista ambientale e che cerca di raggiungere gli obiettivi che sono ambientali, che sono previsti da questa famosa direttiva 60 del 2000. Questa direttiva in realtà è molto semplice perché è complessa. Cosa prevede? Prevede tre parole: che l'acqua è una risorsa preziosa, che l'acqua va risparmiata, cioè non si deve utilizzare l'acqua in modo improprio, bisogna utilizzarla con grano salis e quindi ti dice: voglio sapere quanta acqua ogni consorzio utilizza, voglio che quest'acqua sia misurata nel suo prelievo e anche nella sua restituzione e voglio essere certo che quest'acqua che viene utilizzata, che viene presa, sia utilizzata in modo coerente con l'agricoltura che viene svolta su quel territorio, quindi al fine di risparmiare, il concetto è risparmio idrico, quindi risparmiare la risorsa idrica perché è un bene che è stato indicato come prezioso. Questo vi ho fatto un cenno che può rimanere quello che vi dicevo, censite il codice civile tra la bonifica, l'irrigazione e il miglioramento fondiario. Allora, ho cercato poi adesso di darvi qualche immagine come primo passaggio, quindi abbiamo parlato del consorzio, degli aderenti al consorzio che sono dei consorziati, della gestione da parte del consorzio di una rete irrigua in un comprensorio. In Piemonte vi sono 36 comprensori di secondo grado perché? Perché all'interno di questi comprensori agiscono dei primi gradi, cioè dei consorzi minori che all'interno diciamo, fanno parte di quel territorio. Il problema del Piemonte, come un po' sempre in tutte le cose che ho potuto vedere, anche quando mi occupavo del settore apistico, diciamo che c'è una frammentazione, ci sono circa 800 consorzi in Piemonte, troppi rispetto alle altre regioni italiane e si fa fatica a unire, diciamo, questi consorzi insieme perché ciascuno è abituato anche a gestire, diciamo, il proprio territorio, magari anche piccolo, per conto suo. Ma oggi la norma europea impone delle regole che spesso dei consorzi piccoli naturalmente non riescono a rispettare. Parliamo di Caluso, nel nostro comprensorio c'è cioè il comprensorio del Canavese, lo potete vedere qua in azzurro, che è questo comprensorio del Canavese, questi sono i 36 comprensori della regione Piemonte.
il compressore del Canavese, quest'area che vedete qua azzurra. Nell'ambito del compressore del Canavese agiscono a loro volta, come vedete, altri consorzi. Qua c'è il consorzio di Chivasso, c'è questo verde che è Caluso, c'era già a Campania San Marco, c'è un compressore, questo piccolo della sorgente Clara, c'è l'Estorco e l'Ovestorco. Poi c'è altri consorzi più piccoli che sono consociati. Comunque, all'interno di questo grosso, è un po' come una matriosca, no? All'interno di un compressore di secondo grado ci sono questi territori e poi vediamo il compressore del canale Caluso. Quindi questo che è verde, no? Che vedete qua in verde, si tramuta poi nella gestione interna al consorzio del canale Emanuele Caluso in questa. Qua c'è il torrente Orco, dal quale si preleva l'acqua del canale di Caluso. Il canale di Caluso nasce a Spineto, a Castellamonte, attraversa 17 comuni e arriva a Mazzè, dove sfocia, nasce dal torrente Orco e sfocia nella Dora Balta. E uno, credo che sia l'unico, poi forse il dottor Viola mi sa dire, credo che sia l'unico canale, diciamo, che nasce da un bacino che è quello dell'Orco e muore riversando le sue acque di scarico nella Dora Balta. Quindi cambia il bacino proprio di dove l'acqua viene diretta, insomma, attraversando tutti questi comuni. Vedete questi colori diversi perché all'interno del compressore del canale Caluso, per storicità, perché inizialmente erano dei consorzi, ciascuno di questi era un consorzio singolo, non tutti, ma per territorialità ci sono 15 distretti, ciascun distretto, che vedete divisa questi colori, ha un suo presidente del distretto che all'interno, diciamo, del suo territorio gestisce in modo autonomo le decisioni sulla manutenzione ordinaria o straordinaria che sia, sempre confrontandosi col direttore, con il presidente, con il CDA, quando è il caso, diversamente fa delle opere per mantenere e per permettere l'adacquamento naturalmente a tutto il territorio agricolo che ricade all'interno del suo distretto. Devo dire che il canale Caluso è anche costruito un po' al contrario, perché laddove c'è più esigenza, idroesigenza, cioè il terreno più agricolo è combinazione a valle del canale, no? Quindi le zone dove di solito c'è più acqua sono quelle dove in realtà l'idroesigenza dal punto di vista agricolo è meno richiesta. L'estensione, diciamo, territoriale più agricola è poi verso monte, cioè nella zona appunto spostata verso la zona, diciamo, di Mazzè, di Mandria, in parte di Caluso, Montanaro, ma è più in giù. E spesso, diciamo, questo causa dei problemi laddove si ha in certi anni problemi legati alla siccità, quindi alla scarsità della risorsa idrica nel corpo naturale dal quale si preleva, cioè nel torrente Orco. Vi ho parlato del compressorio, già qua lo potete vedere descritto, la potenzialità, diciamo la concessione per la quale adesso vediamo di derivazione del canale Caluso, è stata, diciamo, richiesta circa 40 anni fa, perché ogni volta è rinnovabile, è stata rivista nel 2010. E perché è richiesta? È richiesta, come vedete, a città metropolitane in base a una superficie da irrigare, che devi dimostrare naturalmente, e per la quale tu richiedi la concessione di una certa quantità di acqua. La quantità di acqua in litri al secondo, che tu puoi derivare da un corpo idrico naturale, nel nostro caso il torrente Orco, deve essere richiesta da ciascun consorzio in base a una superficie in ettari da irrigare e in base alle tue teoricamente colture, che possono essere più o meno idroesigenti, no? Per esempio, nel caso qua è molto diffuso il mais, che è una coltura abbastanza idroesigente. Devi dimostrare quindi di avere una certa superficie irrigabile e richiede una concessione di derivazione. La concessione di derivazione può essere piccola, se è solo di 500 litri al secondo, grande, quella è superiore a 1000 litri al secondo. La nostra concessione di derivazione, come vedete, deriva dal Servizio Gestione Idriche Provincia di Torino, oggi Città Metropolitana. È una concessione di derivazione che parte, come vi ho detto, dal torrente Orco, che è stata rivista nel 2010 e prevede per il Consorzio del Canale Emanuele Caluso, che prima era cambiato nel 2019 il nome, prima era Consorzio del Canale Canavese,
L'abbiamo cambiato con un riconoscimento del nome della giunta regionale piemontese. Deriviamo 9.500 litri al secondo in stagione a rigua, che decorre dal 15 aprile al 15 settembre di ogni anno, mentre dal primo appunto nel periodo pre-irriguo e post-irriguo sono 9.000 litri al secondo. I 9.000 litri al secondo sono quelli che transitano, diciamo, nel periodo agricolo e durante il periodo invernale, perché serve per far funzionare gli impianti di forza motrice che operano sul canale demaniale di Caluso, che, come vi ho detto, sono 15. Questa è la superficie per la quale è stata assentita appunto la concessione, che è 8.426 ettari irrigabili, di cui gli irrigati di anno in anno cambiano naturalmente a seconda della coltivazione agricola che è ubicata. Mentre questi sono i nomi delle centrali idroelettriche ubicate sul canale, che ad oggi ammontano a circa 5,5 mega, quindi 5.500 kW di potenza nominale media assentita per ciascun impianto idroelettrico. Sono tutti impianti acqua fluente, quindi sono impianti che prendono l'acqua, vanno in condotto e la restituiscono al canale in modo continuo. Naturalmente, nel punto in cui vanno in condotto non ci devono essere delle derivazioni irrigue, perché diversamente non sarebbe possibile fare la centrale. Nell'ambito della concessione, diciamo, di derivazione dell'acqua, sono previsti degli aspetti ambientali. Uno degli aspetti che si sta discutendo ancora oggi a livello, diciamo, nazionale, sempre nell'ottica della normativa europea che sta arrivando, è questo deflusso minimo vitale. Il deflusso minimo vitale è quella quantità di acqua che, a seconda, diciamo, dove è ubicata la presa di un canale e a seconda delle caratteristiche del corpo idrico dal quale si preleva, deve rilasciare sempre, sempre una quantità minima di acqua che è stata identificata dal settore tutela acqua al fine di garantire la vita dell'ittiofauna presente in quel corpo idrico, in particolare nel torrente Orco. Una volta ce n'era molto, appunto, sono salmonidi, eccetera, che c'è anche il periodo di riproduzione, quindi devi stare attento, c'è una scala di risalita dei pesci, e noi abbiamo questo obbligo del rilascio di 3.200 litri al secondo. E addirittura viene specificato che cosa? Viene specificato che tu, come consorzio, se non riesci a rilasciare quella quantità di acqua, devi sospendere la derivazione. Quindi potresti far morire le colture, per dire, per salvaguardare appunto, l'ittiofauna presente nel torrente. A questo proposito io faccio un breve excursus, perché non so se voi lo sapete. Il torrente Orco, diciamo, al di là della sua quantità d'acqua naturale, è legato molto alla quantità di acqua presente nel torrente Orco, è legato molto alla diga di Ceresole. Non so se tutti voi la conoscete. Questa diga di Ceresole è gestita, diciamo, da IREN. IREN, che è responsabile dell'erogazione dell'energia elettrica, e da circa una decina d'anni, come ci faceva presente l'ingegner Bizio, che è l'amministratore delegato di IREN, loro sono costretti, diciamo, a produrre in base alla richiesta di energia, ossia se c'è richiesta di energia rilasciano acqua per produrre energia, perché la diga di Ceresole ha tre impianti loro, e quindi rilasciano per produrre energia. Se richiesta, costa cara, quindi ne va vantaggio. Se non c'è richiesta di energia, loro non rilasciano praticamente l'acqua, anzi, loro dicevano, anzi, sono penalizzati, cioè avrebbero addirittura delle multe o delle sanzioni se rilasciano l'acqua nel momento in cui non c'è richiesta di energia. Tutto ciò contrasta molto col fatto che spesso in estate ci troviamo di fronte a delle condizioni di siccità e magari la diga è piena. Allora, cosa succede? Che può capitare che noi non riusciamo, abbiamo il dorco vuoto, non si riesce a rilasciare del deflusso minimo vitale per la vita dell'ittiofauna, ma magari abbiamo un invaso a monte pieno.
E questo, cioè, l'abbiamo fatto presente più volte alla Regione Piemonte per chiedere che ci debba essere, diciamo, dal punto di vista della salvaguardia anche ambientale, è un po' un'egida da parte delle regole, no? È capitato quest'estate, ad esempio, che una centrale a monte abbia ricevuto una sanzione dell'ARPA perché non rilasciava il deflusso minimo vitale, ma perché non c'era. Nel blocco e lui aveva anche gli impianti fermi, ma non lasciava questo deflusso minimo. E la diga, appunto, sopra aveva un invaso pieno. Per poi, appunto, in certi contesti succede anche che magari a seguito purtroppo dei cambiamenti climatici, quindi questa intensificazione delle piogge concentrate in brevi periodi, fa sì che magari questa diga non riesca a accumulare ancora l'acqua se piove per lungo tempo e quindi di colpo magari svasi delle quantità di acqua notevole che portano poi a dei fenomeni alluvionali. Come un po' è stato indicato l'ultima alluvione che c'è stata del 3 ottobre 2020, in cui noi siamo passati da una portata di pochi metri cubi il giorno prima e il giorno dopo siamo arrivati a circa 150.000 metri cubi nel torrente, cioè da zero. Il giorno dopo era praticamente c'ha di vento la presa di derivazione, ci ha rotto le paratoie, perché è arrivata un'ondata d'acqua che però non era un po' giustificabile con quello che era la situazione nell'orto il giorno precedente. Naturalmente per derivare l'acqua, uno ha una concessione di derivazione d'acqua e si paga, qua vedete, un canone, che è un'altra delle parole chiave che ho evidenziato. I canoni che si pagano possono essere, come vedete qua, per uso agricolo. Si paga 0,56 per litro secondo, quindi noi avendo 9.500 litri dovremmo pagare circa 5.600 euro, ma avendo il canale di Caluso, le centrali idroelettriche, come vedete, si applica sempre per la Regione Piemonte, diciamo, quello che è l'utilizzo dell'acqua più caro. Noi paghiamo quest'anno poco, cioè poco, gli altri anni pagavamo circa 240.000 euro, quest'anno paghiamo 212.000 euro. Come canale di Caluso alla Regione Piemonte per la derivazione dell'acqua in concessione dal torrente Orco. Quindi per i nostri 9.000 litri nel periodo pre-irrigo e invernale e i nostri 9.500 litri al secondo paghiamo 212.000 euro alla Regione Piemonte, che poi è una partita di giro perché viene versato dalle centrali idroelettriche e raccolto dal consorzio e versato alla Regione Piemonte. Da quest'anno credo che il recettore di queste quote sia la città metropolitana, secondo la nuova norma. Un'altra battaglia, diciamo, dei consorzi è quella di chiedere naturalmente che queste risorse, la nostra come tutte le altre risorse versate da consorzi che hanno piemontesi che versano canoni importanti, queste risorse vengano poi impegnate nella tutela delle risorse idriche, quindi nella possibilità dei consorzi di attingere a dei fondi perché noi non ne abbiamo da secoli, però anche questo è un po' al momento un punto, diciamo, di discussione, ma che non si è ancora risolto. Questa è la traversa di derivazione del canale dei Magnali Caluso, qua c'è la scala di risalita dei pesci, questa è una traversa sul torrente che è stata, diciamo, rifatta intorno al 1980, ma era già, diciamo, fatta in piccolo, diciamo, nel 1556, quando era stata richiesta la derivazione, e poi, appunto, per 1000 litri al secondo, adesso si è arrivata a 9.500. Queste sono le due paratoie con le quali, si regola l'acqua, da qua si rilascia il deflusso minimo vitale. Quindi con la regolazione noi lasciamo il deflusso minimo vitale. Come vedete, di lato abbiamo invece le quattro paratoie di adduzione dell'acqua in questo canale, che è già il canale di Caluso, ma non è propriamente il canale, perché questo io l'ho chiamato con la regione che non l'aveva ben capito, un canale volano. Un canale volano perché permette di risentire il meno possibile con la regolazione di queste paratoie
dei fenomeni cosiddetti di drop picking. Di drop picking che cos'è? È legato sempre un po' alla gestione della diga di Ceresola Monte, cioè è quel fenomeno di sbalzo di portata. Noi abbiamo, quando il torrente Orco in naturale ha poco, passiamo da portate nel giro di mezz'ora da 1000 litri nel canale a 6000 litri al secondo, cosa che crea naturalmente anche in funzione delle aperture delle porte di derivazione che noi abbiamo, non pochi problemi e difficoltà nella gestione dell'acqua. Quindi questo è un canale, come vi dicevo, volano, che andando avanti scarica, riscarica in parte le acque nel torrente Orco se ce n'è dopo, e poi dietro la curva c'è il cosiddetto, noi lo chiamiamo il bunker, che è la derivazione invece vera e propria del canale del Magnale di Caluso, con le paratoie. In questa fase qua, il canale di Caluso porta anche la roggia di Castellamonte, la roggia di Allier, che si dipartono subito dopo per poi, diciamo, iniziare il suo percorso. Questa, come diceva giustamente nella presentazione, perché ne ho parlato, è una delle tante tavole storiche che raccontano la storia del canale di Caluso. Si parla sempre del canale di Cavour, che è molto più bello, ma in realtà è più recente, perché rispetto al canale Caluso, il canale Caluso è stato costruito con una concessione appunto di derivazione dell'acqua dal duca Filiberto da parte del generale Brissacca, re di Francia, scusate, re di Francia, che era un sotto re di Francia di Enrico VII, che era un comandante che operava appunto nel feudo del Canavese e che aveva chiesto la derivazione appunto dal torrente Orco per poter, diciamo, iniziare la coltivazione nel suo feudo dell'agricoltura. Il canale Caluso è stato costruito in due tranche, la prima appunto che arrivava derivava dal torrente Orco nel primo, diciamo, tratto, e successivamente è stato esteso da San Giorgio fino alla Mandria di Chivasso per portare l'acqua alla Mandria appunto di Chivasso, dove c'era l'allevamento dei cavalli appunto del re. E quindi è stato fatto questo tratto nel 1760 successivo di ampliamento, che ha portato la lunghezza del canale a 28 chilometri, che è sempre, diciamo, un canale storico, perché la cui lunghezza appunto arriva a 28 chilometri dal 1760, quindi 1556 il primo pezzo e poi l'ampliamento nel 1760. Nel 2006 è stato fatto poi il canale cosiddetto TAV dell'alta velocità, che ha portato la lunghezza del canale Caluso a 32 chilometri, che è il cosiddetto canale scolmatore, cioè un canale che non è più irriguo, ma è un canale di scolmo, però è sempre in gestione al canale di Caluso, consorzio del canale di Caluso, e che arriva a portare il canale dal torrente Orco alla Dora Baltica. Questo dislivello, diciamo, tra il punto di presa e lo scolmatore, che sono 164 metri, ha permesso naturalmente l'insediamento per lo sfruttamento del salto idraulico di molte centrali lungo il canale. Questo, vabbè, vi ho già detto, la larghezza media è circa 5 metri, la profondità 1,5 metri, ci sono delle zone dove arriva anche a 2 metri, 2 metri e mezzo, e il resto vi ho già detto. Vi ho dato un po' di date perché è quello che vi ho anche già un po' abbozzato, nel senso che prima questo apparteneva all'inizio del canale, nella fase di costruzione apparteneva al feudo di Caluso, successivamente fu ceduto allo Stato Sabaudo, poi con la legge del dicembre del 77 che ha demandato, diciamo, ha trasferito tutti i beni dal demanio, cioè dallo Stato alle regioni, è passato nel 1980 di proprietà della Regione Piemonte, che contestualmente con decreto lo ha affidato in gestione al Consorzio nel 1980. Il canale di Caluso ha anche stipulato una convenzione nel 1969, grazie al gestore appunto delle acque del Po, con la diga di Ceresole, perché aveva permesso, diciamo, il canale Caluso aveva fatto opposizione alla costruzione di una nuova centrale. Quindi era stata bloccata a Monte, a Ceresole, la costruzione di questa centrale. Poi, per dare il permesso, in cambio, chi gestiva all'epoca il canale del Magnale di Caluso aveva chiesto la possibilità di dire: io ti do la
la possibilità di costruire questa nuova centrale all'epoca Enel. Ma tu mi garantisci che se io te lo chiedo quando in periodo irriguo ho cioè le mie colture e ho scarsità di acqua, mi mandi giù dell'acqua per poter garantire l'approvvigionamento dell'acqua ai miei terreni agricoli. Vi ho messo alcune foto, questa è la derivazione storica dell'Arroggio di Aglié, che risale circa nel 1950, lungo il canale del percorso di Emanuele Caluso, è molto bella, è un reperto appunto storico, purtroppo, che cerchiamo sempre di mantenere con fatica. Queste sono le gallerie storiche che vi dicevo, costruite nel 1760, lungo il canale di Emanuele di Caluso, a San Giorgio, che è stato il secondo pezzo di prolungamento del canale, che ha permesso al canale di arrivare fino a portare le acque alla Mangia di Chivasso per l'allevamento dei cavalli. Successivamente c'è stato poi anche l'impiego di quest'acqua per l'allevamento di pecore merinos in zona, quindi c'era stato anche l'insediamento di parecchie attività che lavoravano i tessuti e via. Questo è sempre un ponte, sempre nella zona del canale a San Giorgio Canavese, è un ponte di ferro, il primo ponte di ferro costruito in Italia che abbiamo cercato di mantenere ed era un accesso praticamente a una villa storica, perché lungo naturalmente il canale c'erano parecchie di queste ville e una di queste l'abbiamo aggiustato e cercato di ripristinare un po' nell'ultimo periodo per mantenere quello che è un percorso anche turistico che si sta cercando di valorizzare con il canale Caluso presidiato dal FAI, che vede al momento coinvolti sia il comune di Castellamonte con insieme la ceramica, sia Aglié con il suo castello, sia San Giorgio con il castello e Caluso, che lui ha un castello, e come fil rouge si è cercato di dare il canale di Caluso che si appunto svolge lungo tutto questi canali, scusate, questi comuni li attraversa tutti. Vi parlavo della norma europea sui misuratori, come vi dicevo, la norma europea è praticamente dà all'Italia l'obbligo di quantificare i volumi idrici prelevati ad uso irriguo, quindi dicendo tu utilizzi l'acqua in agricoltura, però non la devi sprecare. Qua di nuovo si apre un altro, diciamo, elemento di differenza tra quello che è il Piemonte e quello che sono altre regioni, l'Emilia-Romagna, in alcuni casi anche la Toscana, dove ci sono ormai sistemi, anche l'Umbria, ci sono ormai sistemi di agricoltura con condotte in pressione, quindi tutto ciò che viene dato viene misurato a dei contatori, a delle tubazioni in cui scorre quest'acqua e viene erogata con degli orari e viene pagata per quello che viene erogato. Qua in Piemonte è tutto più complesso perché noi abbiamo ancora un'irrigazione naturalmente a scorrimento. Lungo il canale di Caluso qualcuno fa un'irrigazione a goccia limitatamente a 6-7 ettari, in cui si è trovato molto bene per proprio provare anche a consumare meno risorse idriche, però in generale l'irrigazione a scorrimento è la tradizione, diciamo, del Piemonte, con anche poi tutto il discorso di difesa che un po' si fa dei consorzi perché non è che si sprechi e si dice l'acqua va poi nelle falde idriche, quindi è tutto un sistema, diciamo, complesso in cui l'acqua da una parte viene prelevata, ma dall'altra viene restituita al territorio e garantisce anche dal punto di vista ecologico della vita del sottosuolo determinate caratteristiche e condizioni che sono tipiche del territorio. Diciamo che tutte le norme europee sappiamo che purtroppo hanno magari una base comune, ma in realtà poi ciascuno stato e ciascun territorio ha delle sue caratteristiche tipiche. Non parliamo poi dell'Italia che ha delle tradizioni sull'agricoltura che sono molto datate. Comunque, tornando al dunque, come dicevo, c'è il discorso della quantificazione. Quindi, come si fa a quantificare? Abbiamo parlato di necessità di imporre dei misuratori. Abbiamo parlato del CREA, del SIGRIAN, nella quale tu devi inserire praticamente questi dati di prelievo. Noi abbiamo da ormai molto tempo, poi l'abbiamo un po' affinata dal 2018, quando insomma sono entrata io, una misura della portata derivata, che
che viene trasferita poi alla regione Piemonte, che viene fatta alla passerella di Spineto, alla passerella perché tolto la roggia, come vi ho detto, di Aglie di Castellamonte, che viene derivata in comune, noi abbiamo la nostra, diciamo, misura, questo è il livello, diciamo, del canale come altezza all'asta della stadia, e questa invece è la portata, e noi dobbiamo stare all'interno o dei 9.000, come vedete, o dei 9.500, la riga rossa, seconda se è periodo estivo o periodo invernale. Questi sono naturalmente i prelievi che devono essere dimostrati con la trasmissione dei dati che tu derivi quella portata per la quale sei preposto. Naturalmente è molto complesso, perché sia per i fenomeni, diciamo, di drop picking, sia perché l'acqua appunto risente di movimenti, cambia, e quindi mantenere una linea retta è praticamente impossibile. Questo fa sì che noi abbiamo come Consorzio dei Canali di Magnale Caluso tre custodi, che sono acquaioli, che perennemente tutto il giorno vanno a regolare la presa di derivazione sul torrente Orco per mantenere questi livelli, nonché tutte in concomitanza, in base ai livelli, tutte le portate lungo il canale, in base a tutte le 72 prese che abbiamo. Questo è il fenomeno di drop picking, cambia, diciamo, salta all'occhio la differenza tra una portata, diciamo, stabile, con naturalmente piccoli picchi, e una portata che spesso si presenta a noi durante l'estate, legata a questi fenomeni di drop picking, in cui, come vedete, l'acqua praticamente fa dei su e giù pazzeschi, quindi arriva a zero e poi di colpo magari risale a 9.000 litri, cosa che abbiamo segnalato più volte alla Regione Piemonte come un'enorme difficoltà di gestione. Ma perché? Soprattutto perché pensiamo all'agricoltura piemontese come un'agricoltura ancora molto frammentata, quindi la nostra erogazione dell'acqua avviene attraverso degli orari. Quindi ogni utente ha un orario, ma spesso sono ancora piccoli agricoltori che magari hanno 10 minuti d'acqua. Se questo, diciamo, calo dell'acqua avviene in concomitanza, sempre spesso avviene anche allo stesso orario, l'adacquamento avviene una volta alla settimana e questa persona ha 10 minuti d'acqua e per 2 settimane non prende l'acqua perché in quel momento lì ho questa a manco, rischia di bruciare, diciamo, la propria coltura. Tenete presente che dal canale, dunque da Spineto circa a Mandria, quindi nel punto finale, diciamo Mazzè, ci mette circa 9 ore l'acqua arrivare. E lungo il canale vi sono poi due scaricatori, dal secondo scaricatore ci mette 4 ore. Quindi quando io qua risento magari di una mancanza, magari 8 ore dopo avviene poi la mancanza proprio a quell'agricoltore che necessitava di quel piccolo orario. Spero di essere stata chiara. Comunque ci sono proprio queste difficoltà nella gestione dell'acqua che spesso sono legate, in caso di scarsità idrica, alla gestione della diga di Ceresole. Come vi ho detto, la distribuzione dell'acqua comporta naturalmente una sorveglianza legata ai custodi che devono praticamente regimare, queste sono tutte le bocche di derivazione che partono praticamente dal canale, come se il canale fosse un fittone, una radice fittonante, e poi si riparte la, diciamo, rete irrigua minore. Questa è le bocche che stanno sul fittone, quindi sul canale principale. Canale principale abbiamo detto che è 28 km, la rete irrigua minore del canale Caluso sono circa 750 km di rete irrigua minore censita, come rogge piccole e grandi, che naturalmente, come vi dicevo all'inizio, scorrono su dei territori comunali e spesso sono dei fossi cosiddetti a uso promiscuo, cioè dove scorre l'acqua irrigua quando c'è, ma scorre anche acqua di raccolta delle strade, quando è limitrofa alle strade, ad esempio tutta l'acqua di dilavamento delle strade comunali va a finire all'interno di questi fossi. Spesso noi ci troviamo, come vi ho detto, a seguito dei cambiamenti climatici, a chiudere la presa del canale di Caluso quando piove e abbiamo un protocollo, e il nostro canale raccoglie circa 12.000 litri al secondo di acqua di raccolta, di acqua meteorica, di grondo, di raccolta dei territori comunali che attraversiamo.
Abbiamo avuto purtroppo una frana, quindi siamo sempre chiamati in causa nel regimare queste acque, ma che sono spesso acque non nostre, cioè non dei consorzi, ma che sono acque che dovrebbero essere gestite dalla Protezione Civile, ma che vengono raccolte al nostro canale. Chi conosce appunto il canale sono i custodi che sono tenuti alla sorveglianza. Qua naturalmente è uno schema che deve essere consegnato anche quando si fa la concessione di derivazione dell'acqua per dimostrare che tu parti da un certo, diciamo, prelievo, eroghi una determinata quantità di acqua fino ad arrivare a zero. Quindi durante l'estate tutta quest'acqua che tu prelevi deve essere dedicata all'agricoltura, alla coltivazione dell'agricoltura. Queste sono delle prese appunto di derivazione dal canale principale, questa in particolare un'opera che abbiamo ripristinato perché naturalmente stanno tutte un po' cedendo. Tenete presente la costruzione del canale 1550-1760, da allora non è stata più fatta alcuna opera, cioè non abbiamo mai più ricevuto sovvenzioni per rifare questo canale. Il canale interviene come consorzio tutti gli anni con opere di manutenzione di circa 300.000 euro, che però non sono assolutamente sufficienti a far fronte a delle ormai stato di manutenzione molto grave in cui si trova, spesso appunto con eventi alluvionali, anche a far fronte a tutte le richieste che i comuni ci fanno di spesso locali allagamenti, problemi di acqua che esonda e che va nelle case, perché purtroppo anche il decorso dello stesso canale ha cambiato forma, ha cambiato anche la parte dell'alveo si è rialzata, si è allargata e si fa veramente fatica. Questo è un tratto del canale di Caluso, sempre che va sopraelevato, sempre tra le due gallerie, molto particolare. Questo è il tratto del canale Caluso invece nella zona di Bairo, è molto bella, c'è anche tutta una pista ciclabile, pedonale che diciamo, lo percorre lateralmente, sulle quali spesso anche noi facciamo opere proprio di taglio piante. Devo dire che in questo caso la Regione Piemonte con le squadre forestali quest'anno ci ha dato un grossissimo aiuto. Questa, come vi dicevo, vi ho fatto alcune slide per vedere come si irriga in particolare, appunto, questa in particolare è una posa di canaline che è stata fatta l'anno scorso, di solito si hanno dei canali purtroppo in terra. Qua parte adesso un breve video in cui, come vedete, appunto l'acqua effettivamente se ne mette veramente tanto, cioè l'irrigazione e il mais viene veramente arricchito, diciamo, di acqua. Questa è l'irrigazione tipica, diciamo, del Piemonte, che è quella appunto per scorrimento, quindi con canaline, quando ci sono canali in terra con aperture dalle quali nel tuo Scusa, raggio. scusa, ma non vediamo più nulla, è rimasto nero. Ah, non si vede il video? Ecco, è tornato, va bene. Ecco, è questo. Questi sono alcuni esempi di lavori di manutenzione ordinaria che si fanno. Come vedete, queste sono sponde del canale che ormai sono deteriorate, dove sono cadute magari tutte le pietre. Vengono dai custodi con sempre la presentazione del progetto alle opere pubbliche ripristinate, con delle masere in pietra in cui si dà appunto il progetto alle opere pubbliche. Lo stesso che deve essere sempre avallato, lo stesso qua, di nuovo bocca di derivazione sul canale. Lo stesso lo taglio delle piante che viene spesso svolto, delle rifacimenti con massi ciclopici, sempre a seguito di problemi di frane lungo delle strade. Platea di Spineto, sempre lavori di manutenzione, rifacimenti di impianti idraulici oppure sostituzione di paratoie. In questo caso avevamo una paratoia ormai rotta, obsoleta, anche se sono dei reperti, diciamo, storici di una certa importanza, che viene sostituita con delle paratoie naturalmente molto più funzionali. Abbiamo poi esempi di lavori di manutenzione straordinaria, quando trattasi naturalmente del rifacimento di tratti di canale più lungo. Questo è un progetto che era stato approvato negli anni 2012 con un PSR, che ha permesso il rifacimento, come vedete, di questa bellissima passeggiata che si svolge lungo il canale. Io ho terminato, se avete delle domande, naturalmente qua c'è il sito, noi abbiamo rifatto un sito dove abbiamo parecchie informazioni
sul canale, quindi così se vi sono delle domande, se sono a Bene. disposizione. Allora, innanzitutto ti ringrazio molto perché una relazione molto interessante, da cui tra i tanti spunti colgo però quella grande difficoltà, credo, di contrasto con la diga di Celresole, perché credo che siano molto potenti nel fare le loro scelte e anche perché credo che debbano rispettare delle normative europee nelle reti di fornitura internazionale. Quindi credo che sia davvero, davvero complessa, una gestione. Ti ringrazio molto, tutto molto interessante. Io apro il dibattito, prego le domande. Chi comincia? Ma se posso precedentemente comincerei io. Mi sentite? Sì, vai pure Perfetto. Vittorio. Ma innanzitutto mi complimento con la dottoressa Conti perché ha fatto un quadro di tutto quello che è l'irrigazione, ma non solo del canale di Caluso, ma in Piemonte, devo dire, molto completo. E quello che io ci tengo a rimarcare, soprattutto con tutti i colleghi accademici, è proprio questo aspetto che il Piemonte ha la caratteristica di essere fatto da consorzi di miglioramento fondiario, tranne un unico consorzio che è di bonifica, che è quello della Baraggia, ma con interessi totalmente diversi rispetto al resto d'Italia. E questa è la nostra caratteristica. Devo dire che la Regione Piemonte, sino ad ora, per la parte politica, ha sempre, di qualsiasi colore politico, sottoscritto questa scelta. Perché noi, mondo agricolo, vogliamo essere noi gli amministratori dei nostri canali. Peraltro, canali che la maggior parte delle volte sono pubblici, che noi manteniamo spendendo fior di quattrini, ma almeno riusciamo a governare il sistema acqua. Perché vi lascio immaginare i grandi comprensori delle bonifiche emiliane, venete o anche lombarde oramai. Nel momento in cui ci sono dei problemi, andare poi dopo a telefonare a qualcuno a Torino quando hai problemi sul canale, magari in quel di Castellamonte, diventa complicato. Quindi la gestione è molto più snella. L'altro lato negativo della medaglia è l'impostazione con la Regione Piemonte. La Regione Piemonte mi sembra di dire un po' ferma al palo, perché a fronte di quello che diceva la dottoressa Conti di 700 consorzi, più di 700 consorzi irrigui riuniti in 36 comprensori, in realtà l'idea era di fare questi comprensori funzionanti. La realtà è molto semplice, tranne i grandi tre comprensori che sono Essesia, Ovessesia e Baraggia, dove il comprensorio irriguo coincide con lo stesso consorzio che adduce le acque. Il resto, parlo io in quanto canavesano, siamo fermi a metà del guado. E qui la Regione Piemonte dovrà cercare di darsi un po' una regolata, ma abbastanza velocemente. Anche perché giustamente bisogna creare degli enti che abbiano una ampiezza che permetta di stare all'onore del mondo e di commisurarsi con i problemi che ci sono, perché il piccolo consorzio dell'Alto Canavese, mi viene in mente i Prati Inferiori, che sono 50 ettari, se deve cominciare a fare tutte le normative, a seguire tutte le normative che devono seguire oggi i grandi consorzi, come ad esempio il Canale di Caluso, diventa matto, non c'ha né le forze economiche, ma neanche l'organizzazione per poter stare dietro. E questa è una sfida che la Regione Piemonte noi l'abbiamo più volte sensibilizzata, ma che stenta a trovare una soluzione. C'è stata la nuova normativa nel 2019, che la legge 1, che in teoria doveva, giustamente, un testo unico vuol dire che raggruppa tutto l'universo mondo della normativa in tema di agricoltura, quello che era la precedente normativa è stata ridotta e aspettiamo i regolamenti attuativi. E oramai è qualche anno che li aspettiamo. Però quello che mi sento di andare a sottolineare è la funzione che l'ha detto la dottoressa Conti, che noi abbiamo in quello che è il rimpinguamento delle falde, che è un qualcosa che spesso e volentieri non se ne tiene conto. Spesso e volentieri si fanno dei discorsi giustissimi di carattere ambientalistico, di preservazione della risorsa acqua, ma in realtà poi nessuno pensa che l'irrigazione a scorrimento ha anche questa funzione incredibile di rimpinguamento delle falde. A me viene in mente il 2017, in cui ci siamo confrontati con i colleghi emiliani e lombardi, e per mia fortuna mi sono trovato alleato dei lombardi perché i meloni di Mantova e di Ferrara, per dirla molto
semplicemente si lamentavano che noi trattenessimo troppa acqua. In realtà il nostro sistema, andavamo a vedere nel 2017, al Pian del Re il Po era una polla d'acqua con pochissime risorse. Arrivato a Chivasso, dalle mie parti cominciava a essere un pochino più rimpinguata, poi con l'immissione della Dora Baltea e poi dopo del Grande Lago Maggiore e tutta la risaia, e qua ci tengo a sottolinearlo, tutto il sistema dei fontanili portava un mare d'acqua al Po. Ormai questo è controllato, ci sono anche degli studi in corso da parte dell'Università di Milano in tal senso, fatti anche con l'aiuto dell'Ente Risi, che proprio certificano questo aspetto. Per cui oramai si comincia anche a tener conto del fatto di, primo, noi non la sprechiamo l'acqua, la usiamo e la rilasciamo oltretutto. Ed è importante avere questo dato del rilascio di acqua che i nostri consorzi fanno. Però arriviamo ai giorni nostri. Abbiamo il nuovo corso della politica agricola comunitaria. Nel 2030, per fare un esempio, noi dobbiamo dimezzare tutto quello che è l'uso dei presidi, di quelli che possono essere diserbanti e quant'altro, ma anche il risparmio d'acqua. Allora qua io credo che Bruxelles, che ha una visione totalmente diversa rispetto ai paesi del Mediterraneo, si è semplicemente fermata a un dato di carattere ambientale, di risparmio della risorsa idrica, su cui nessuno discute. Viceversa, noi, in quello che è il modo di irrigare quello che è l'Italia, la Spagna e la Francia del Sud, abbiamo questi vincoli dovuti al fatto che facciamo l'irrigazione a scorrimento. Il fatto di risparmiare acqua comporta di avere anche una capillarità e un sistema irrigo che ci vanno anni per riuscirlo a instaurare, con, ripeto, però per sempre la conseguenza delle falde, ma soprattutto un sistema di dighe che non decolla. La nostra speranza adesso era, con il recovery plan, che ci fossero anche dei fondi destinati al dissesto idrogeologico e quindi anche al potenziamento delle dighe. L'Italia, in tutto il versante sud, parliamo di Nord Italia, è ricca di acque, e oggi il dissesto idrogeologico è anche dovuto al fatto che queste acque dilavano e vanno velocissimamente verso la pianura, creando dei disastri. E purtroppo, viceversa, l'Italia è ferma dall'epoca del Vajont, non si è più fatto nulla. L'unica bacino che forse è in corso, che si riuscirà a fare, ma che è ancora in corso sulla carta, è quello del Brocopesio in quel di Cuneo, parlando del nostro Piemonte, ma qui ci fermiamo. E poi soprattutto il conflitto che la dottoressa Conti ha fatto molto bene con le dighe gestite dalle utilities. Le utilities sono IREN, i quali, io ricordo 40 anni fa, ad esempio, che era famoso che l'allora AM, la diga di Ceresole, arrivata a fine luglio, chiudeva il rubinetto per noi, perché la Fiat chiudeva e quindi non doveva più produrre energia. Arrivati a fine agosto riapriva il rubinetto, e quindi tutte le volte l'intervento di quello che poteva essere il regolatore delle acque sul torrente Orco, per dirne una, ma tutte cose vissute. E l'avvenire sarà anche la certificazione delle acque, che è un problema enorme. E oggi i miei colleghi, ad esempio della Piana del Sele, quindi giù a Salerno e a Napoli, hanno il problema che i buyer olandesi che vanno a comprare la rucola o l'insalata fatta nella Piana del Sele richiedono anche la certificazione delle acque. E io a questi colleghi chiedo: ma voi come fate? Allora, molti di questi mi dicono, persone serie peraltro, mi dicono: per nostra fortuna noi siamo a monte dei grandi centri abitati e riusciamo ancora ad avere delle acque pure, però noi saremo obbligati, con quello che è l'attuale normativa, a doverle certificare da qui in avanti. Vi lascio immaginare un terreno, un territorio antropizzato come il nostro, come il Piemonte, con tutte le intersezioni che ha, con scarichi civili, urbani e quant'altro, come poterlo risolvere. E poi soprattutto la guerra che è un po' in atto, perché sta avvenendo fuori, con le utilities riguardo le acque reflue. Allora, la nostra accademia stessa si è occupata di questo argomento, e ben venga il fatto dell'utilizzo delle acque reflue da parte dei consorzi di irrigazione, però non è ancora chiara la posizione che queste grosse società, queste grosse entità, come sono, parliamo di nome e cognome, una AM di Torino, oppure ACEA altrove in altre zone, come vogliono gestire questo sistema. E noi stiamo assistendo al fatto che
per certi versi loro pretendono di sversare le loro acque nei nostri canali, perché non hanno altre soluzioni, dietro pagamento da parte nostra. Quindi, oltre al danno, c'è anche la beffa. E credo che questi due argomenti, cioè la certificazione delle acque da una parte e dall'altra le acque reflue, siano veramente le sfide che ci troveremo a dover avere da adesso in avanti. Mi scuso se l'ho fatta lunga, ma credo che la dottoressa Conte ha illustrato molto bene un sistema di come è oggi il Piemonte e di come siamo messi e di come dovremmo effettivamente però recuperare molto da un punto di vista organizzativo di tutto quello che è il sistema irriguo piemontese. Grazie Vittorio, anche questo è estremamente interessante, spunto da approfondire anche come accademia, credo. Prego, dottoressa. Ma io niente, mi trovo naturalmente allineata con quanto dice il dottor Viola, col quale ci sentiamo settimanalmente su queste questioni. Per quanto riguarda la qualità delle acque, è un problema anche questo che secondo me doveva essere affrontato anni prima. Passo un po' dall'altra parte, no? Io avendo lavorato nel settore agroalimentare, se ne è già parlato, no? Da lungo sulla qualità delle acque di irrigazione, la grande distribuzione organizzata nel momento in cui ritirava l'ortofrutta, ma soprattutto quella foglia, ha sempre chiesto delle analisi riferite sia ai residuali per quanto riguarda, diciamo, gli agrofarmaci e anche alla qualità delle acque utilizzate. Ad oggi naturalmente ci si scontra, io poi non ho voluto infierire più di tanto perché ci si scontra con quella che è diciamo una retta via che può mantenere un consorzio cercando di guidare quelli che sono i suoi consorziati. Io ad esempio come agronomo ho imposto da quando sono stata qua l'acquisto congiunto di tutti i diserbanti imponendo solo determinati tipi di diserbo, imponendo soprattutto un'asciutta o del canale nel momento in cui utilizzo un certo diserbante e l'utilizzo di diserbante a bassissimo impatto. Certo è che come al solito, come quando facevo il tecnico 2078 nel 92 quando ho iniziato, c'è anche poi sempre quello che te la, no, alle spalle poi fa altre cose, perché comunque l'agricoltore ha sempre delle sue strade. Sicuramente questo discorso sia dell'utilizzo delle acque reflue si scontrerà su quello che è, diciamo, un'analisi che verrà portata dai depuratori dal punto di vista di un'acqua che magari è un'acqua norma dal punto di vista biologico, fisico, chimico, un'acqua che magari dal punto di vista chimico non è idoneo per la presenza magari di determinati elementi chimici in elevata quantità per l'irrigazione. Ci sarà sicuramente un impatto su questa parte, una certificazione che viene richiesta, come dico, dalla grande distribuzione, che non sarà indifferente, ma sicuramente favorirà di nuovo le grosse aziende rispetto ai piccoli, e quindi i piccoli nuovamente agricoltori, l'agricoltura, il piccolo agricoltore non è in grado di chiaramente fare analisi o gestire queste certificazioni, delle quali mi sono occupata in passato, che hanno comunque anche dei costi elevati da sostenere per l'azienda e che spesso non sono poi ben remunerati dal punto di vista dell'acquisto del prodotto. Questo è valso per il biologico, è valso in passato per l'OGM, cioè il fatto di dare un prodotto che ha una certa garanzia vuol dire che l'azienda ha messo in piedi qualcosa di più, e allora questo qualcosa di più deve essere pagato, ma spesso nel mercato agroalimentare non è così, cioè l'azienda viene o è molto potente, grossa, è un grosso mercato, se non viene strozzinata dal mercato. Ed il primo, adesso nulla a togliere, però lo stesso Italy ha fatto diciamo morire determinate aziende a seguito comunque di acquisti a ribasso rispetto a quello comunque che è un costo di produzione dell'agricoltore che deve essere rispettato. Poi mi fermo qua, nel senso che a mio parere andrebbe molto discutibile tutto in divenire,
Sicuramente l'Italia non è mai presente, secondo me, in maniera così preponderante anche come preparazione della gente che è a Bruxelles, ma questo avviene in tutti i settori nel portare avanti quelle che sono delle caratteristiche tipiche del territorio. Perché? Perché se le cose le devi fare, io parlo a titolo personale, in tutti i miei lavori io ho perso del tempo, ma questo tempo non è mai stato remunerato, perché credo per svolgere bene un lavoro uno si deve impegnare nel conoscere quello che si gestisce e che cosa si fa. Perché se uno va, legge sui libri e pensa di sapere sempre tutto, nel momento in cui parli, ma anche solo con l'agricoltore ci mette più di due a capire se tu sei una persona che conosci o non conosci. Quindi quando ho fatto il tecnico apistico ho passato mesi a visitare l'alveare, a capire per poter fare dei corsi. Quando sono diventata direttore ho passato 2 anni a piedi sul canale per vedere e per capire e a volte anche per chiedere i conti, nel senso che se tu non conosci anche lì, ad esempio, come si può dire, le pressioni puntuali, tutti gli scarichi che arrivano dai tuoi comuni, tutti gli scarichi che arrivano dagli insediamenti, tutti, cioè, e oggi sono ancora a chiedere, cioè quando un comune ti chiama e ti dice mi puoi lasciare l'acqua nelle rogge, è sempre stata rilasciata, e io gli dico ma perché devo rilasciarla? Cioè l'acqua è un bene prezioso, o me la paghi o mi dici perché, allora uno mi dice ma per motivi igienico-sanitari mi serve, e allora dico beh me lo scriva. Perché cioè io ho un documento perché io devo rilasciare dell'acqua che non potrei usare, possono essere sanzionata se la rilascio, perché sono direttore di un canale e ti rilascio dell'acqua, io voglio un documento che mi chieda. Qualche comune l'ha fatto, cioè me l'ha scritto, non servirà a nulla, ma domani ho un documento che mi permette, uno, di saper giustificare il motivo per cui io ho fatto delle scelte, perché il consorzio ha fatto delle scelte, no? Devono essere sempre giustificabili. Devi sempre conoscere il territorio, così come a volte purtroppo la mala gestione di privati che si affacciano appunto sul canale, magari ti buttano l'immondizia, ti buttano sacchi, ti buttano computer, ti buttano di tutto. Io vado a bussare alle case e vado a chiedere se sanno cosa stanno facendo, che stanno portando dei danni a un territorio, a degli inquinamenti e danno anche ai loro figli, se ne hanno per il loro futuro, perché anche la gestione, per dire, del sistema dei rifiuti è stata fatta in modo che se tu non sei iscritto, non puoi portare i rifiuti, non ti accettano i rifiuti, è tutto diventato complicato. Allora la gente fa prima andare sul canale a scaricare quante volte mi hanno tagliato catene e trovo delle cose pazzesche, ma io vi farei vedere delle foto, cioè trovi computer intera, addirittura 10 computer, 15 computer, sacchi di immondizia, delle cose folli, no? E questo è anche lì un inquinamento, vai al comune, il comune ti dice ah ma chi è, non lo so, non posso fare niente, che fai? Voi sapete anche se devi pulire un alveo di un canale, gli ho chiesto, ma quanto costa pulire l'alveo? Devi andare da una ditta specializzata, devi fare l'analisi su quello che c'è, in base all'analisi si classifica rifiuto, poi devi fare la pulizia, in tutto un pezzo di 2 km mi costava 180.000 euro. Trasmaltimento dei rifiuti, classificazione, analisi. E allora uno non fa più niente, cioè non riesce più a gestire nulla. Cioè anche la stessa, diciamo, burocrazia italiana, cambiando discorso, porta a dei costi che poi spesso per preservare un bene, anche se ti impegni, diventa insostenibile farlo. Se ti prendono a togliere o pulire da un canale il rifiuto speciale, cioè quello che deriva dalla pulizia di un alveo di un canale, è rifiuto speciale. Anche se è solo, non so, nitta, è solo limo, è rifiuto speciale. Devi fare dell'analisi, devi classificarlo, devi tenerlo lì, devi stoccarlo. Ma come si fa? Cioè, diventa anche questo un discorso che per fare qualche cosa al fine di, diciamo, mantenere un bene e dare un sostegno, perché al territorio comunale una bellezza, non puoi farlo, perché ti scontri contro quello che è una norma nella quale poi per capire e arrivare a capire anche come fare, trovare la ditta che è lontanista perché deve essere iscritta a certi registri, cioè è veramente, non sto a dire, ma sono cose veramente astruse, tutto quello che concerne, cioè, e spesso poi ha a che fare anche con la non conoscenza del settore, sia perché la norma purtroppo varia molto rapidamente, sia perché c'è proprio una difficoltà
anche di chi oggi probabilmente occupa dei posti di un certo tipo a impegnarsi non vedendo poi i risultati che una volta forse c'erano di più anche nel lavoro pubblico, no? C'era una più soddisfazione, oggi non c'è più molto e quindi tutta la gente tende un po' a lavarsi un po' le mani, non so, dicendo in breve, no? Non essere soltanto così, protettore del territorio, si passa un po' da un estremo all'altro, no? In qualche modo il consorzio so che hanno sempre il dito puntato, quando c'è l'acqua vengono sempre chiamati, anche se spesso, come dice il dottor Viola, non sono responsabili, cioè non c'entrano nulla, anzi, no? Certo, conoscono perché gestiscono, ma non sono responsabili di ciò che avviene. L'ultimo caso è stato il dottor Viola, no? Di quella ragazza che era morta in un sottopasso, no? Qua vicino dove arriva Rolo, e sono andati sotto processo comunque il direttore, il presidente del consorzio, quando quel sottopasso, quando si è costruito, si era detto non deve essere costruito lì perché in caso di esondazione è un punto, no, a rischio, cioè che si riempie molto velocemente, che ha no, su delle decisioni territoriali comunali, quando poi vai a gestire l'acqua, che non è nemmeno acqua tua, perché acqua appunto legata magari a piogge meteorica, ne rispondi sempre tu. Anche perché la regione Piemonte è ancora un caso, è una delle poche regioni che non ha definito il reticolo idrico a livello regionale. C'è una legge del 2015 che prevedeva anche lì che nell'arco di 6 mesi definissero le responsabilità, cioè chi gestisce i fossi, i comuni in questo pezzo, i consorzi in quest'altro pezzo, il demanio in un altro tratto, ma in Regione Lombardia, Emilia Romagna e Toscana l'hanno cercato di definire come rete tra rete principale, in Regione Piemonte non è stato fatto perché è complesso da fare, si scontra con... però sarebbe utile. Quando devi andare a mantenere un fosso, chi lo fa? Perché lo devo fare io quando lì passa solo la mia acqua e non è mio il fosso? Magari un fosso di un privato, magari del comune, perché deve andare il consorzio a farlo? No? Si aprono mille interrogativi ai quali io non so dare risposte, chiaramente, non penso a nessuno, però è un mondo comunque molto complesso, molto interessante, molto ricco diciamo, di diverse cose, però è molto complesso. Ringrazio dottoressa. Direi che vista l'ora vorrei ancora una domanda, non vorrei tagliare la discussione, ma vedo che ancora una domanda se c'è. Io, se posso intervenire, Presidente, buonasera, mi Certamente, vedete, mi sentite? sì, perfettamente. Buonasera, dottoressa Conti. Ma io non è che abbia da fare domande, poi siamo anche noi in un territorio dove praticamente l'acqua fa parte del nostro essere. Una battuta, innanzitutto, per quanto riguarda l'acqua, sentendo la dottoressa Conti, mi viene da dire che sicuramente chi sta in alto ha sempre ragione al coltello dalla parte del manico. Ha parlato della diga di Ceresole Reale, la stessa cosa la possiamo dire per la diga di Plasmolen, la stessa cosa la possiamo dire per le dighe svizzere e il loro peso che hanno sul Lago Maggiore, che come ricordava Vittorio Viora, rappresenta uno dei polmoni molto importanti per la risicoltura novarese e lomellina. Il tema dell'acqua è un tema estremamente delicato perché è un tema nel quale l'opinione pubblica ha un grande interesse. L'acqua viene vista come mezzo anche, non tanto forse sì, sull'irrigazione, ma l'opinione pubblica la vede sempre come un bene da poterne fruire dal punto di vista paesaggistico. E io credo che purtroppo, per come stanno andando avanti le cose a Bruxelles, anche nell'ambito della riforma della PAC, del Farm to Fork, la parte agricola sarà sempre posta più sotto l'attenzione del legislatore comunitario, il quale dipende oggi molto dalle lobby ambientalistiche. E sposerei quanto ha detto l'amico Vittorio, cioè forse oggi vi è la necessità di avere le spalle sempre più grandi per affrontare le problematiche che ci sono non solo sull'acqua, ma in generale sull'agricoltura. E quindi veramente l'unione, la fusione dei consorzi credo che sia fondamentale.
Noi abbiamo già oggi tre grandi consorzi, ma il mio territorio dovrebbe iniziare invece a discutere, l'aveva fatto nel passato e dovrebbe forse riprendere un discorso di fusione, perché solo oggi, avendo veramente, essendo a livello molto grande, si può in qualche modo agire. Non ho altre considerazioni da fare perché ho ascoltato una realtà che non conoscevo, quindi mi complimento con la relatrice. Grazie. Diciamo rapido, c'è ancora posto per una domanda. Gennaro, mi senti? Sono Federico Spanna. Certo, Federico, pensavo, volevo quasi chiamarti in causa, ma sei arrivato in tempo, a te. Beh, ciao Alessandra, grazie, ciao. Molto, molto bella e molto circostanziata, sei sempre in gamba a imparare un sacco di cose in fretta, no? E quindi da un settore all'altro, però bravo, sì, perché sei occupata di acqua in fretta e con grande passione, come sì. Fai sempre. No, solo non voglio aggiungere un elemento negativo, io parlo come Regione Piemonte, ma un'altra Regione Piemonte, e non quella di cui avete parlato finora, più sulla parte normativa, parlo di Regione Piemonte dal punto di vista tecnico, e non voglio peggiorare la situazione, ma il problema dello scorrimento già evidenziato da Vittorio è enorme, enorme, perché tutta la nazione, l'ha detto anche il dottor Carra, effettivamente l'opinione pubblica è sempre più attenta all'acqua e all'uso dell'acqua, sia per di tipo potabile, sia per l'utilizzo, sia per il non spreco e quindi per quello che chiamiamo la guerra dell'acqua. Noi come settore fitosanitario siamo inseriti, non tanto io quanto i colleghi, in gruppi anche legati alle normative nazionali, quindi gruppo tecnica agronomica ad esempio, che definiscono le norme tecniche di produzione integrata. L'attenzione sull'acqua è sempre più è sempre maggiore ed è sempre più evidente il rischio, come diceva Vittorio prima, che lo scorrimento venga messo al bando. Questo è un rischio enorme che vorrebbe dire o ci mettiamo un sacco di soldi per ristrutturare, ma sono veramente tanti, i nostri sistemi irrigui o cambiamo le colture. E in questo momento diventa sempre più difficile difendere lo scorrimento a livello nazionale. Piemonte, Veneto e Lombardia possono ancora difendere questi aspetti, ma siamo rimasti in pochi. Quindi attenzione a questo aspetto della gestione dell'acqua per scorrimento. Potrebbe essere una spada, abbiamo una spada di Damocle sopra la nostra testa che pende e se cala va in rovina un po' tutta la nostra agricoltura tradizionale. Facciamo attenzione e chiediamo agli altri uffici regionali, ma non solo, di un aiuto per ristrutturare in qualche modo, servono tantissimi soldi, la rete irrigua verso nuovi metodi irrigui che non siano lo scorrimento, che giustamente diceva Viora è tacciato di spreco d'acqua, così non è, ma comunque nell'opinione pubblica e tecnica e nazionale così è, perché toglie l'acqua non nel tempo ma nell'immediato, e questo naturalmente provoca alle regioni a valle delle criticità per affrontare i momenti di crisi di acqua anche dovuta al cambiamento climatico e alle bizzarrie del cambiamento climatico. Quindi attenzione allo scorrimento, non riusciamo quasi più a difendere questa tecnica a livello di tecniche agronomiche. Ce l'abbiamo ancora fatta negli ultimi anni, ma non so per quanto resistiamo ancora. Questo era l'intervento, complimenti ancora ad Alessandra e anche all'intervento di Vittorio prima. Grazie Federico, vai, ci hai dato un'ultima botta di... vedo che un tema che certamente è interessante, ma lo vedo ancora più delicato di quanto mi aspettassi, quindi varrebbe la pena che lo tenessimo sul tavolo in modo da vedere se possiamo dare un qualche contributo a una soluzione ottimale, ecco. Io direi che chiuderei la riunione, se salvo che ci sia ancora una richiesta rapida, perché vedo che siamo già alle 7:15, quasi alle 7:15. Ringrazio tantissimo la relatrice, la dottoressa Corti. Prego.
ringrazio voi, vi invito quando si potrà, abbiamo allestito anche una mostra del canale sopra qua negli uffici, quindi o visitare comunque il canale di Caluso in alcune tratte, è molto bello, e quindi spero che ci sia occasione naturalmente per riuscire a venire a visitarlo, in alcuni tratti è veramente affascinante. Ringrazio tutti voi per la partecipazione. Grazie per l'invito, lo pensavo mentre ne parlava che valeva la pena tentare di venirlo a vedere, speriamo di uscire dalla nostra clausura, ce lo auguriamo presto. Grazie a tutti, grazie anche per la importante adesione, abbiamo raggiunto circa 58 presenze, grazie e alla prossima. Grazie a voi ancora, a tutti. Buona serata a tutti. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie. Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera. Buonasera. Salve. Grazie mille. Grazie a tutti. Arrivederci. Buona serata, arrivederci. Grazie. Buona serata. Buona serata. Enrico, mi senti? No. Ciao Giorgio, io ti sento. Ciao, ma ecco, volevo chiedere, ma il